ci sono molte storie belle, bellissime, che ci parlano di vita, che ci parlano di rinascita. Una di queste storie è quella di Danilo Antiri, che è un elisoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. È qui con noi, grazie, buongiorno. Ed è insieme al professor Alessandro Parolari. Professore, inizio da lei, vorrei capire in che condizioni è arrivato Danilo da voi a Milano all'ospedale San Donato. Le condizioni di Danilo erano quelle di un uomo in perfetta forma fisica, un quasi atleta, perché un vigile del fuoco è un quasi atleta, e poi un soccorritore ancora di più, perché quella persona che viene calata dal verricello dell'elicottero per soccorrere le persone, che si trova la vita completamente cambiata in quel momento. Si trova la vita cambiata perché ha una valvola che non va. E a questo punto lui ha due scelte: o aspettare e fermarsi nella sua attività, o volere continuare a lavorare. E lui ha deciso di voler continuare a lavorare e quindi si è sottoposto a un intervento chirurgico. Allora Danilo, lei adesso sta di nuovo bene, ha ripreso tra l'altro ad essere un elisoccorritore. Mi dica, come ha scoperto di essersi ammalato e rapidamente l'iter della sua malattia fino all'operazione? Io ho scoperto la malattia, diciamo, in un controllo periodico delle nostre visite che ci fanno fare. E si sono accorti di un soffio al cuore che non avevo avuto nelle visite precedenti. E l'ufficio sanitario mi ha fatto fare un ulteriore accertamento, l'ecocardio con lo Doppler, e da lì è uscito fuori che avevo un'insufficienza mitralica e che dovevo subire un intervento. E in quel momento purtroppo è stato buio, perché la paura di non poter più fare il servizio operativo è stata tanta. Posso dire una cosa? Io immagino che tutti voi a casa sappiate in che cosa consiste il lavoro del nostro ospite, però vorrei, se ce li abbiamo, che mi mandaste per un attimo qualche immagine per far capire a casa che tipo di lavoro svolgeva e che tipo di lavoro riesce a svolgere grazie alle sapientissime mani del professor Parolari che l'ha operato. Ecco, guardate, lui si cala proprio tecnicamente dagli elicotteri, quindi qui ci vuole veramente un cuore solido, no? Un cuore che funziona, insomma. Sì. Professore, è riuscito a fare questo? Ma le devo dire, naturalmente lui ha avuto la fortuna di avere la valvola riparata e quindi di poter riprendere ad avere una vita assolutamente normale. L'altra cosa veramente interessante di Danilo è stato il recupero. In circa 6 mesi lui è potuto riprendere il suo lavoro, che è una cosa veramente straordinaria. E in questo, se mi permettete, credo che abbia contribuito un pochino alcuni miei consigli. Anche parliamo dei consigli alimentari che tu dai sempre, Vira, nei tuoi programmi. Il bello è stato che io ho consigliato a lui di avere una dieta per il recupero dopo l'ospedalizzazione con delle ricche di proteine, e le proteine del parmigiano reggiano, di cui io sono fra l'altro un parmigiano, sono un forte sostenitore. Il parmigiano reggiano fra l'altro aiuta anche per una dieta bassa di zuccheri. Allora ragazzi, al di là di tutto, al di là insomma della pubblicità che in trasmissione su Rai 1 non è il caso di fare, perché fanno bene tanti formaggi, poi alla fine fa bene per il cuore, insomma, un'alimentazione varia, vitamine, carboidrati eccetera eccetera. E diciamo che sta bene, ecco, allora sta benissimo, e non solo sta bene, ma c'è anche una sorpresa per lui, perché noi abbiamo fatto venire qui un grande cantante che si esibirà, si tratta di Franco Simone con Caruso.